lo ripetiamo e non finiremo mai di dimenticarlo, un piatto ricchissimo, costa anche poco e parliamo dei nostri, guardate qua che bellezza, dei legumi. Buongiorno, buongiorno professor Roberto buongiorno. Bruni, perché oggi i nostri protagonisti sono proprio loro, ma allora intanto salutiamo anche la Greek Chef di Coldiretti, Anna Cusumano. Ciao Anna, Cusumano. Ciao Anna, sì. Come stai? Ciao, bene, grazie. Che prepari? Allora, oggi vi porto tre ricette. La prima che vi faccio vedere è la più semplice di tutte, sono dei ceci croccanti al forno. Wow! Sì, sono buonissimi, semplicissimi da fare. Se vuoi te ne ho messo già un pochino qua, cioè, da che fai, assaggiare. Praticamente i ceci? I ceci li metti in una terrina con della farina, olio, un po' di olio, del peperoncino in polvere, wow. Sale, pepe. E li metti in forno a 200 gradi per circa una mezz'ora e vengono croccanti e brava. Molto molto cioè, buoni. Andiamo allo stadio, andiamo al cinema, invece di mangiare popcorn così potresti mangiare patatine, esatto. Buonissimo. Buonissimi. Complimenti, veramente buono. Professore, non è educazione mangiare, certo lo so, però lei lo sa che per poter giudicare bisogna assaggiare, altrimenti... Allora, perché sono così fondamentali i legumi? Sono importantissimi anzitutto perché rappresentano un po' anche il simbolo della biodiversità, anche quella italiana. Considera Massimiliano che a forza di parlare bene di legumi anche una mattina, abbiamo un discorso che ha aumentato il consumo dei legumi in questi anni e questo però purtroppo non ha fatto riferimento anche all'aumento della produzione. La maggior parte dei legumi oggi si importano, ma non le eccellenze del territorio italiano come la lenticchia di Castelluccio, il fagiolo borlotto di Lamon e tanti altri che sono appunto, quindi consigliamo ai consumatori di cercare proprio sulle etichette che sia una IGP, una DOP, esatto, proprio di territorio. Qua. Abbiamo IGP, le lenticchie di Onano che sono un'altra IGP, le lenticchie di Altamura che sono un'altra IGP e tra l'altro guardate quante varietà abbiamo e quanto potremmo cambiare e variare anche la nostra dieta. Stavo dicendo quindi le importiamo, ma quanto importiamo? Per quanto riguarda le lenticchie e i fagioli più semplici, anche un quantitativo superiore al 90%. 90%? Sì, però ecco, le eccellenze nostre, no, perché sono legate al territorio. Beh, più richiediamo il nostro prodotto, ovviamente, e più aumenteranno anche... Una curiosità, questo qui, il fagiolo dall'occhio, sì. Questo era il fagiolo che mangiavano gli antichi romani, perché gli altri fagioli provengono dall'America insieme alle patate con la scoperta dell'America. Ecco, questa però, questa importanza... Perché è così importante? Perché il fagiolo rappresenta il legume, una scorta di proteine di origine vegetale che insomma può essere fare il bilancio con la carne e sicuramente si può produrre a più basso impatto ambientale e quindi ci dà anche una qualità della vita migliore. Cerchiamo di spiegarlo. Che cosa c'entra adesso la proteina, le lenticchie, i legumi con... tutto quello che ci ha creato, perché già so che lei vuole arrivare all'azoto. Perché sono, sì, sono leguminose, quindi sono le uniche piante che non hanno bisogno del fertilizzante azotato chimico. Considera, abbiamo fatto in questo cilindro, questo è un po' un campione dell'aria che sta qui intorno a noi, no? Tu sei circondato come tutti essenzialmente da azoto, okay, azoto che le palline sono appunto le queste palline azzurre. Queste azzurre è azoto. Poi okay. C'è un 20% di ossigeno, che è quello che sappiamo importantissimo per la vita. Okay. Poi abbiamo anche la famosa CO2, ma il 4 per 1000, e anche i gas inerti, nobili. E allora che succede? Che questo azoto ci sta intorno, ma non reagisce con nulla, perché è inerte. Invece le leguminose riescono a prenderlo, perché riescono a avere questo particolare rapporto con dei batteri, che sono i rizobium, che vanno a causare una specie di malattia, vanno all'interno della foglia, okay. della radice. Quindi come se catturassero quindi azoto in questo caso. E riescono a organicarlo, cioè renderlo da azoto elementare a azoto invece di natura ammoniacale. E lo lasciano praticamente nel terreno qui? No, lo lasciano direttamente in caso della simbiosi alla pianta, che in cambio dà degli zuccheri, quindi non saranno grandissime produzioni quantitative, però sì, abbiamo sicuramente una pianta che è molto ricca di proteina. Questi che sono appunto i cotiledoni, no? Che quelli che andiamo a mangiare quando mangiamo i legumi, non sono altro che le foglioline all'inizio della pianta che nutrono la pianta con questo contenuto di sostanze di riserva. Grazie. Allora, adesso ritorno da lei. Intanto, Anna, sì? Tu prepari la panissa vercellese. Esatto, la panissa vercellese è un piatto tipico ovviamente della zona di Vercelli che è fatto con cibi poveri, riso, fagioli, i fagioli stregoni che sono sempre tipici del territorio e salame della 'nduja. Ok, quindi metti tutto quanto nella pentola. Facciamo un soffritto con il lardo, la cipolla, mettiamo i fagioli, facciamo tostare il riso e mettiamo del vino rosso a sfumare. E invece qui nell'acqua? Questo è un semplice brodo perché
La panizza si fa come un normalissimo risotto. Ah, quindi dopo vai a mettere l'acqua, esatto, all'interno. Esatto, semplicemente a metà della cottura dovremo aggiungere il salame. Ok. Magari lo facciamo già, guarda già in questo come momento. Ha preso bene il colore, intanto vedete anche la ricetta. Quanto tempo deve stare lì? Non troppo perché dopo diventa... Sì, no, non troppo. Si distrugge. Un 7-8 minuti. Beh, la cottura del riso sono i classici 15-17 minuti. Ok, no, di quel salame lo dobbiamo mettere dopo. A metà cottura. A metà cottura. Esatto. Allora, quanto fanno bene i legumi? Allora, colleghiamoci con il nostro dottor Mario Mariani. Buongiorno, dottor Mariani. Allora, abbiamo detto che i legumi sono ricchi di proteine. Allora, quali altri benefici ci regalano i legumi? Sono la proteina della dieta mediterranea, i legumi. Quando non c'era il frigorifero, fino agli anni 50, pasta e fagioli hanno nutrito intere generazioni. Allora, partiamo con le domande, dottor Mariani. I legumi non vanno bene per i diabetici perché contengono carboidrati, è vero o falso? È una grande falsità, anzi, inversamente, il loro contenuto in fibre favorisce proprio il rallentamento del picco glicemico, quindi anche per chi soffre di iperinsulinemia postprandiale vanno molto bene. Poi, i legumi gonfiano e non vanno mangiati se si vuole avere una pancia piatta, è vero o falso? Vero e falso, Massimiliano. Qui vorrei fare un inciso: entrare a gamba tesa nelle mense scolastiche, mangiare più volte la settimana i legumi, ovviamente rendendoli appetibili, quindi orzo e fagioli, pasta e lenticchie, nel senso che i legumi, come tutti i cibi importanti da elaborare, vanno dati nel tempo per far sì che ci sia questa condizione. Quindi è vero e falso, ma coloro i quali soffrono, e ce ne sono molti, per mancanza di frequenza di assunzione dai legumi, di pancia gonfia, basta mettere una foglia di alloro di alga kombu nella bollitura dei legumi e vedrete che questo spiacevole disagio non ci sarà più. Pasta e fagioli, un piatto unico, non è necessario aggiungere carne o pesce, è vero o falso? Verissimo, è il pasto unico. Pasta e fagioli, ribadisco, è un po' una bandiera tricolore della nostra dieta mediterranea. Ultima domanda, mangiare agrumi o pomodori in un pasto che prevede i legumi rafforza la fonte di ferro, è vero o falso? Io già ho risposto, è vero, perché pensavo che mentre mangi i legumi io metto di solito anche il peperoncino ad esempio. Bravissimo Massimiliano, è verissimo, e allora si può fare un cocktail particolare, analcolico, con una premuta d'arancio quando si mangia pasta e fagioli o pasta e lenticchie, proprio per favorire il ferro non eme, nei vegetali c'è questa tipologia di ferro che fa un po' più fatica a essere digerito soltanto se manca la vitamina C. Allora noi la aggiungiamo con un buon pizzico di peperoncino, con dei pomodori o con una buona premuta e tutto questo arriverà e sarà molto biodisponibile a quel punto. Grazie dottor Mariani. Allora siamo in chiusura. Professor Bruni, una cosa, perché proprio in questi giorni si parlava del 4%, no? Quindi nei propri territori i campi devono avere una parte a riposo, ma non abbiamo inventato nulla, penso, perché se facciamo un salto indietro si è sempre fatto, nel senso che si lascia le rotazioni, gli avvicinamenti, eccetera. Però diciamo, per Mariani, coltivare legumi non fa solo bene alla salute ma fa bene anche all'ambiente. Perché? Perché questo azoto che abbiamo detto prima, che viene preso dall'aria e messo nel terreno, è anche un azoto che rimane nel terreno, non è dilavabile. Abbiamo preso qui del sale per simulare un concime minerale azotato. Che succede? Che quando poi viene a piovere, se la pianta non assorbe tutto l'azoto, questo azoto viene dilavato, si scioglie e quindi va a inquinare terreni. Invece l'azoto che è diventato sotto forma organica, che è stato preso dall'aria ed è diventato organico, rimane anche nel terreno anche dopo abbondanti piogge, quindi dà una fertilità alla cultura che mi segue. Mi piace questo esperimento, lo rifaremo. No, lo rifaremo, no, non ce la faccio vedere, lo voglio rifare. Grazie per professor Bruni. Allora, impiattiamo il tutto. Abbiamo già impiattato la panissa vercellese. Okay. E adesso sto preparando velocissima un'altra ricetta, che è il crostone di cicerne. Wow. Cicerchie. Grazie Anna, grazie mille. Anna, intanto peccato che non possiate sentire il profumo, senti qua che buono. Sì, certo, buono. Mangiare in compagnia, parlando, intanto grazie Anna Cusmano, Agrichef di Coldiretti, e pensa mangiando, ascoltando anche della buona musica. Perfetto. Vero Daniela? Top.